Dopo la pesante sconfitta rimediata domenica scorsa nell'esordio casalingo contro l'Aquila Caltagirone, il modica del duotecnico tecnico Bellio Sammito ieri ha ripreso la preparazione in vista del difficile impegno esterno che domenica prossima vedrà il rosso-blu della Contea di scena sul campo del lanciatissimo Vittoria nel primo dei tanti derby del campionato di eccellenza. Tecnici e giocatori, prima di iniziare la seduta, hanno parlato per analizzare la prestazione fornita contro la formazione calatina, che ha evidenziato le difficoltà della squadra, rese ancora più vistose dalle espulsioni rimediate da Palma e De Eugenio Sammito, che salteranno sicuramente il derby contro i biancorossi di Lucenti, costringendo Bellio e Sammito ad inventare una formazione capace di reggere alla forza di Felicetti e compagni. Ieri intanto non si è allenato Giulio Sarta, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Il giovane esterno sinistro tra i migliori di questo inizio di stagione dovrebbe recuperare per la gara di vittoria. Torna in gruppo anche Simone Pitino, che ha risolto i problemi fisici, anche se al massimo nel derby potrà andare in banchina. Niente da fare invece per Fabio Conato che per tutta la settimana si sottoporrà a sedute di fisioterapia e si aggregherà alla squadra soltanto la prossima settimana. Torno a disposizione Enzo Carpentieri e Andrea Vigari che hanno scontato la squalifica e torna in gruppo anche Gabriele Gugliotta che dopo la breve parentesi con la Virtus Ispica è tornato con i Tigrotti. La situazione non è idilliaca, ma per una squadra costruita con un budget limitato e che ha iniziato l'operazione soltanto da poche settimane, queste sofferenze iniziali sono conseguenziali. Domani al Caetina, permettendo, il Rosso Blu sosterranno una partitella in famiglia per provare uomini e schemi per il derby di vittoria. Nel caso in cui il terreno di gioco non dovesse essere praticabile, la società si sta organizzando per trovare delle soluzioni alternative.